Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Vi siete mai chiesti come le novità introdotte in settima generazione si rifletteranno sui prossimi giochi Pokémon? Voglio dire, con tutte le innovazioni di sti giochi, come penserà Game Freak di inserirle nei prossimi? Nel video di oggi, in particolare, andremo a parlare delle Ultra Creature e del loro destino che le attenderà su Nintendo Switch. Prima di iniziare però, ricordiamo che le Ultra Creature non sono altro che Pokémon provenienti da mondi differenti, raggiungibili solo attraverso l'ultraspazio, il che rende il tutto molto più complesso da riportare in altri giochi, in maniera che si connetta in un qualche modo con la trama. Vero è che, come nel caso delle Mega Evoluzioni, alcune introduzioni presenti nei giochi precedenti siano state significativamente accantonate in favore di nuovi concept, ma in questo specifico caso si parla di Pokémon e quindi necessari per completare un ipotetico Pokédex nazionale. D'altro canto, non sono Pokémon come gli altri, vivono su altre dimensioni e quindi è necessario un collegamento, seppur minimo, alla trama perché ciò avvenga. Di certo non potremo trovarle nell'erba alta, come ad esempio potrebbe succedere con le forme Alola. Insomma, qualcosa nel sistema della trama dei prossimi giochi deve scattare per far sì che esista un pretesto per permettere al giocatore di trovare le ultra creature e di conseguenza di completare il Pokédex. Ciò però, a mio avviso, non accadrà con il primo titolo di ottava generazione su Switch. Infatti sarebbe assurdo far completare ai giocatori il Pokédex nazionale al primo titolo della generazione, rendendo il secondo pressoché inutile. Dunque dubito che le saranno trovabili nel nuovo gioco in arrivo. Piuttosto ritengo che ciò avverrà nel secondo gioco, più precisamente con i remake di Diamante e Perla. Parlo di loro proprio perché, come già sostenuto in video precedenti, risultano essere molto collegati con i concetti espressi dalla settima generazione di viaggio nello spazio e dimensioni alternative, e saranno proprio questi concetti, legati a quelli più generali di spazio-tempo offerti da Dialga e Palkia, che potrebbero offrire lo spunto per un nesso con gli avvenimenti a livello di trama dei remake. Pensiamoci bene, nei giochi originali di Diamante e Perla, Dialga e Palkia aprono rispettivamente due portali più o meno simili per conformazione agli Ultravarchi. Ora, sicuramente le Ultra Creature non si intrometteranno nella trama dei remake, che come ogni altro remake in linea di massima seguirà il filone dettato dai giochi originali, ma questo collegamento è comunque molto interessante. Del resto, con la Rosso Catena, spazio e tempo, a seconda della versione, vengono distorti dai rispettivi Pokémon ed in fondo l'Ultravarco non è altro che una distorsione degli stessi che permette di raggiungere luoghi lontani 3000 anni luce in pochissimo tempo. Possibile dunque che magari in un post-lega si possa scoprire che le ultra creature, tramite la distorsione creata dal portale del leggendario, siano apparse nel nostro mondo? Oppure magari il portale aperto dai due leggendari condurrà direttamente all'ultraspazio, dove magari sarà possibile, come in Pokémon Usum, catturare tutti i leggendari. Sarebbe un riciclo del concept di settima generazione, è vero, ma d'altronde ha fatto successo su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, quindi riproporlo avrebbe comunque il suo perché. Infine, chissà, magari le ultra creature, con questo espediente, saranno coinvolte in un ipotetico episodio Delta legato proprio ad esse. Insomma, le opzioni sono davvero moltissime. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto con un bel commento. Mi raccomando ragazzi, rispondete nel sondaggio in alto a destra riguardo a questo video. Vi invito anche a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale. E ragazzi, passate dai social, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.